che spinge dietro. Impiccati! Dopo 4 giorni di indagini che hanno visto lavorare insieme senza sosta polizia e carabinieri, è stato arrestato Riccardo Viti, l'uomo accusato dell'omicidio di Andrea Cristina Zamfir, la ragazza torturata e uccisa sotto il viadotto dell'autostrada del Sole, ad Ugnano, frazione di Firenze, alle porte di Scandicci. L'uomo arrestato è un idraulico fiorentino di 55 anni, incensurato e senza precedenti penali. È stato sottoposto a fermo per l'omicidio della ragazza romena e condotto nel carcere di Sollicciano. In tutto potrebbero essere attribuiti a Riccardo Viti 7 casi di prostitute seviziate. Le donne venivano fatte salire in auto con la proposta di un particolare gioco erotico e condotte in zone isolate nei pressi di Scandicci e di Prato. Sul luogo del delitto a Ugnano, sulla sbarra alla quale era legata la donna uccisa, sono state trovate tracce di DNA dell'assassino, le stesse tracce prelevate nello stesso posto nel marzo 2013, quando una prostituta di 46 anni fu trovata viva legata alla sbarra di via del cimitero di Ugnano. Siamo in presenza, siamo partiti perché si era in presenza di forti elementi e questo avete già capito quali sono, però dal momento in cui siamo andati a fare stamattina una perquisizione, diciamo tutti quelli che erano gli elementi indiziari si è tramutato in una situazione completamente diversa, perché partendo da diciamo una situazione in cui era sicuramente possibile che eravamo davanti alla persona giusta, io avevo fatto un provvedimento di prelievo coattivo del DNA ai sensi di una nuova norma, nuova, insomma, non più tanto 359 bis del codice procedura penale, che è il prelievo coattivo del DNA, che ci sarebbe servito, come infatti ci è servito, a vedere se sul luogo dell'omicidio c'era il DNA del nostro sospettato, cosa che poi è emersa chiaramente nel corso della mattinata. Siamo passati a una situazione in cui l'interessato, al quale io avevo adottato questo provvedimento ex 359 bis per prelevare il DNA, subito non solo ha consentito, ma agli operatori che si sono presentati da lui ha detto: ho fatto una, io in fiorentino la dico, bischerata. Quindi il discorso, al di là degli elementi che avevamo già e che erano forti, abbiamo avuto, diciamo noi sempre da tecnici, la regina delle prove, perché la confessione, tecnicamente non è una confessione questa, comunque è una situazione in cui l'indagato ha subito ammesso le sue responsabilità. Nel corso della mattinata io l'ho sottoposto a interrogatorio col suo difensore nominato di ufficio e questo signore, con un comportamento molto molto lucido e diciamo molto coerente, ha subito continuato ad ammettere le proprie responsabilità, fornendo diciamo conferma a tutto quello che noi già sapevamo e direi chiarendo in pieno l'omicidio o comunque il fatto che noi gli addebitavamo. Io nella perquisizione ovviamente mi sono riferito nel fare la rubrica degli reati che gli venivano contestati al fatto del 5 di maggio, ma subito ha fatto presente che lui è responsabile di altri fatti, per fortuna senza vittima con morte, ma con lesioni, tutte le prostitute o comunque le donne che sono state oggetto della sua attenzione. E direi che l'interessato ovviamente, avendone sicuramente fatti diversi, non ha una memoria precisa. Noi abbiamo una indicazione che ci viene da indagini non ancora completate sia della Procura di Prato che sempre della Procura di Firenze sui fatti antecedenti,
possiamo dire sicuramente che lui si riconosce autore, lui dice 3-4, poi dice forse di più, però è, capite, uno che è indubbiamente seriale, quando ne ha fatti di più probabilmente si ricorda dei particolari, come è vero, ma perché è successo qualcosa di particolare, quindi non è che ci fa l'elenco. Poi lui distingue quelli in cui la vittima ha cominciato ad urlare prima che lui intervenisse nella sua azione, quindi lui ha smesso di suo, nella sua condotta, a quelle in cui invece lui aveva iniziato la condotta, ha cominciato a strillare e allora ha smesso. Quindi sono evidentemente episodi ripetuti sotto questo duplice profilo, cioè lui cercava e aveva il consenso a avere un rapporto particolare, e questo è pacifico che tutte le donne che sono salite, per interesse reciproco, denaro, che poi non erano nemmeno cifre esorbitanti, comunque acconsentivano a un tipo di, lui chiamava gioco, in cui si trattava, la ragazza si doveva spogliare, doveva essere, diciamo, disponibile a farsi legare, ecco. E quindi poi quello che succedeva dopo lui li distingue, insomma, dice spessissimo ha cominciato a strillare subito, io avevo paura di essere che qualcuno arrivasse e me ne sono andato, ho smesso di mio, qualcuno ha cominciato quello che era il mio interesse sessuale sadico e ho smesso perché e l'ultima volta probabilmente lui dice sono andato oltre, è andata così. Su questo comunque l'interessato ha spiegato, questi sono dettagli, insomma, il perché e come li faceva. Beh, il perché siamo nell'ambito, se non di una perversione, di una diciamo una tendenza sessuale molto particolare, sicuramente sadico, in cui lui si soddisfa solo vedendo qualcuno soffrire, questo penso che sia l'elemento. E poi, insomma, le sue spiegazioni, che queste sono, diciamo fanno parte degli atti che sono stati fatti e che porteranno a ulteriori valutazioni. Comunque è una confessione piena. Per quello che riguarda il DNA, noi abbiamo acquisito un campione biologico sul nastro che teneva ferme le braccia della ragazza, perché avevamo già visto che c'erano, non è semplicissimo, possibilità di trovarci queste tracce. Abbiamo sperato che ci fossero, effettivamente già da ieri sera abbiamo affidato questa analisi e ci ha dimostrato che c'era il campione. Poi lui ha spiegato che, non riferendosi al perché c'era il campione, ma al fatto che per spezzare il nastro, per legare la ragazza, lo strappava con la bocca, con i denti o con le chiavi che aveva in tasca, diciamo in maniera abbastanza fortunosa, comunque si era abituato a fare così e quindi anche in questo caso aveva lasciato il suo campione di DNA. Ovviamente noi non abbiamo fatto altro che nella mattinata di fare il confronto fra il campione che avevamo preso sul nastro, che eravamo sicuri che c'era, e il suo è identico, e quindi non c'era bisogno certo di verificare una confessione, ma insomma questo dato in più c'è. Lui l'atteggiamento normale è quello che forse corrisponde alla realtà, dice finché queste erano consenzienti e non succedeva granché io stavo tranquillo, quando qualcuna un po' reagiva allora ero io che mi sentivo in difficoltà e quindi le lasciavo lì e scappavo, insomma questo è un po' il suo atteggiamento. In questo caso si è accorto di averla, come dice lui, fatta grossa, e quindi subito l'ha detto no. Lui se n'è andato perché ha visto che, come dice lui, era andato oltre, lui dice era andato. Quindi insisto col dire che è persona, io ecco ho grosse difficoltà a dire che non è niente di più che un uomo comune nel senso la persona la porta accanto con questa grossa, chiamiamola, deviazione, o per carità, comune non volevo certamente andare a categorie psichiatriche. C'è sicuramente la identità fra
quello che era sul nastro e il DNA del soggetto, e in più avendo dei DNA già estratti, corrispondenza quantomeno con uno sicuramente, perché, scusate, per praticità vi dico, uno è stato facile subito perché era lo stesso perito che ha fatto anche un'indagine per la Procura di Prato, ce l'aveva già lui, ora metteremo insieme, però questo è un dato significativo ai fini della continuità. A incastrare l'omicida sono state dunque le tracce del DNA che hanno accelerato le indagini e portato all'arresto, al quale subito è seguita una confessione di Riccardo Viti. La vera svolta alle indagini l'ha data il ricordo di un agente della squadra mobile che, quando prestava servizio al reparto volante, intervenne in piazza Gaddi per sedare una lite tra una prostituta e un cliente. Andando a scavare tra gli archivi della questura, gli agenti sono risaliti alla segnalazione di quella notte di 2 anni fa, dove furono identificate delle persone, tra cui lo stesso Riccardo Viti. L'uomo è stato identificato anche confrontando il suo identikit con il racconto delle prostitute interrogate dalle forze dell'ordine, grazie alla ricostruzione del percorso effettuato dalla sua automobile la notte del 4 maggio, da quando ha preso a bordo la ragazza fino all'arrivo in via del cimitero di Ugnano. Le videoregistrazioni delle telecamere di sicurezza disseminate lungo il percorso hanno permesso agli agenti di ripercorrerne i movimenti. Quella lunga sequela di azioni che ha portato l'assassino in una stradina isolata di Ugnano, dove termina la strada asfaltata e comincia la strada sterrata, divise solo da una sbarra bianca dove è stato legato il corpo della giovane romena, violentata e lasciata morire. Direi proprio pentimento una parola grossa davanti a questo caso, però c'è un'ammissione totale. Noi ne conosciamo alcuni, io posso solo pensare a quelli che sono iscritti, praticamente a questo punto sono 3 a Firenze e 3 a Prato, di fatto. Sì, sì, 7 probabilmente, però diciamo... perché ce n'è uno in cui c'è stata il caso accertato ma non è stato denunciato all'epoca, quindi sarà difficile, sì, dovremmo essere su, ma io parlo esclusivamente di quelli che hanno avuto una sorta di denuncia, di comunicazione di reato, inquadramento tecnico presso una procura. Direi che non abbiamo nemmeno un elemento per pensare che ci siano complici, se la sua confessione sembra completa, lui ha sempre detto fatto tutto da solo, quindi ipotizzare qualcosa di diverso è, diciamo, quantomeno inopportuno. Lui fa una distinzione, perché per dire che è lucido fa questa distinzione: io attualmente sono disoccupato e quindi cerco di risparmiare. All'inizio, dice, era già entrato l'euro, io ero già sposato, quindi dice è dopo il 2005, all'inizio pagavo 150 euro. Chiudo soltanto col dire che la ragazza è morta per 30 euro. Lui dice che tutte le volte andava sempre da una e le cambiava per evitare... No, le sceglieva casualmente. Lui dice quelle, perché lui dice mi occorrevano, non tutte erano consenzienti, appena proponevo qualcosa, diciamo, di originale, per intendersi, non è che tutte mi dicevano sì, e quindi cercavo di trovare quella che era più disponibile o apparentemente mi diceva di sì, e le altre le lasciavo. L'indagine era... Certo, il nastro isolante ce l'ha dato lui, fra l'altro, era portato in casa dalla moglie, la quale lavora in una ditta di pulizie presso l'ospedale. A volte ha usato mezzi diversi, le fascette di quelle che si usano gli elettricisti per... lo dice lui, o comunque... E poi una volta, nel primo omicidio fatto del 2006, ha usato una corda per rotolante per tapparella, per cui è passato al nastro quando ce l'ha avuto in casa. Lui dice che tutta questa sua particolare attenzione per questo tipo di condotte sadiche gli nasce dalla lettura quando era ragazzo di fumetti e cose di questo genere, però non c'era nulla di tutto ciò in casa. Lui spiega perché. Volevo fare una considerazione ulteriore, ma fatemela fare perché spero che di riuscire a rendere bene l'idea. Quella è che sicuramente, io l'ho sempre pensato in 31 anni di PM, se nei primi giorni riusciamo a fare un buon lavoro i risultati vengono. E quindi il primo pensiero mio era, beh, insomma, qui
andiamo avanti in 2 o 3 giorni, io ho sempre parlato con me stesso di 24-48 ore e ci siamo. Però dobbiamo anche pensare come oggi si fanno le indagini, fare un minimo di riflessione, soprattutto parlo per i PM. Cioè oggi noi pensiamo molto alla tecnologia e alle prove scientifiche. Telecamere, abbiamo visto, molto utili, DNA utilissimo, intercettazioni telefoniche magnifiche, e ci dimentichiamo noi PM e forse a volte anche la polizia nel momento in cui non pensiamo alla vecchia tradizionale indagine. In questo caso, aveva fatto presente bene il signor Questore prima, noi è vero che forse avevamo la possibilità di trovare se c'era un archivio delle annotazioni delle volanti elettronico, quella annotazione di quella notte di quel ragazzo, di quel componente di una volante. Quindi la tecnologia, se era in un computer, forse ci poteva essere utile, ma l'apporto individuale umano della vecchia indagine con l'operatore che conosce il territorio e che gli viene in mente un dato e lo porta all'attenzione di chi se ne occupa, in questo caso è stato vincente. Allora quando noi pensiamo e diciamo, e questo, noi oramai sono anni che facciamo i procedimenti dicendo il DNA qua, poi i processi che prima c'è una condanna, poi si ribalta perché si rifanno, ci sono i periti, tutte queste cose qua, vediamo come la tecnologia ci aiuta molto, ma io facendo un minimo di riflessione a voce alta, era quello che volevo fare, e parlando della mia esperienza, dico, beh, insomma, l'apporto del singolo operatore è sempre indispensabile. Questo caso, nei 4 giorni, è la esatta dimostrazione di questo mio pensiero. Cioè, attenzione, noi, parlo per me e dei nostri difetti, o comunque a volte le illusioni della nostra categoria, quando è solo tecnologia è sempre molto utile, però l'uomo che ci mette lo zampino è spesso da una forte mano per arrivare in fondo. Noi non l'abbiamo arrestato, l'abbiamo fermato, è persona in fermo disposto dal PM che deve essere convalidato, che credo che davanti alla confessione non ci siano problemi, però diciamo che in una situazione di questo genere lui non è stato a spiegare, lui ha detto mi sono reso conto che ho fatto, ridico la bischerata, ma tutti capiscono cosa ha detto. Per cui è chiaro che si è fermato per questo, se si è fermato, anzi non lo sappiamo, però ha veramente incassato il colpo. E cosa avrebbe fatto non lo sappiamo e non lo possiamo, forse non lo sapeva nemmeno lui.